Buongiorno a voi tutti amici e buon lunedì. Per la nostra rubrica di inizio settimana vorrei leggervi un passaggio tratto da una novità appena arrivata alla libreria Il Sigillo. Si tratta di Introduzione alle arti magiche di Enzo Trestorie. Com'è possibile creare un'entità ex novo? Facciamo un passo indietro. Che cosa sono i pensieri? Quando noi focalizziamo il pensiero mediante l'attenzione e ne alimentiamo la consistenza mediante la volontà, adoperando gli strumenti magici come i rituali e i sigilli per rafforzare l'intento creativo e nutrire le forme ideate, quello che stiamo concretamente facendo è agire sui piani sottili, generando così le cosiddette forme pensiera. I pensieri sono i corrispettivi psichici degli influssi energetici che nel cervello vengono tradotti in immagini e parole. Fondamentalmente i pensieri sono forme di energia. Quando mangi un pezzo di pane, questo si trasforma nel corpo e diviene movimento, cellule, impulsi elettrici, molecole chimiche, il tuo stesso sé. Il pensiero è il fuoco del cervello, le sue scariche elettriche. Il pensiero è energia in una delle varie forme che può assumere. Le variazioni di potenziale elettrico dei neuroni provocano quello che chiamiamo pensiero e coscienza in senso lato. Quando mediante la volontà focalizziamo la mente e trasmettiamo intenti alla realtà, da un certo punto di vista stiamo influenzando energeticamente il creato. Stiamo agendo, ma non fisicamente come quando lanciamo un sasso, bensì energeticamente. Con le adeguate tecniche, quindi, possiamo creare un'immagine mentale dell'entità, strutturarne peculiarità e compiti, carattere e indole. Sarà bene valutare dettagliatamente la sua struttura, onde evitare di creare qualcosa che ci si ribelli contro o che possa essere influenzato da altre intelligenze. Possiamo sigillarla e donarle vita sia mediante i nostri influssi mentali che grazie a sacrifici. Una volta si usava il sangue degli animali sacrificali. Io preferisco porre un vaso con una pianta sopra il sigillo affinché, grazie alla visualizzazione, il sigillo possa assorbire energia vitale dalla pianta. Tuttavia, se proprio si vuole usare del sangue, usa il tuo. Una goccia sarà sufficiente. Si può usare una candela o dell'incenso, sempre con l'idea di trasferire energia dalla materia alla creatura. In aggiunta, spesso si utilizza sudore o saliva, fluidi sessuali o sangue. Certamente il sangue è un liquido potente e carico di forza vitale, ma ti sconsiglio di sgozzare un coniglio per formare il tuo servitore. Per certi rituali, il sangue e i fluidi sessuali sono eccezionali. Nella maggioranza dei casi la saliva è più che sufficiente. Se utilizzi il tuo stesso sangue, l'entità generata sarà vincolata a te da un profondissimo legame. In quest'ultimo caso ti consiglio di conservare gelosamente il supporto fisico del servitore, in modo da poter agire su di esso in qualsiasi momento, distruggendolo se necessario. Solitamente si utilizza un sigillo, ma una statuetta a parer mio è più idonea. Sarebbe perfetto se la potessi plasmare personalmente mediante l'argilla, non importa se esteticamente non venga al massimo. È bene non avere fretta nella creazione di entità, anzi, è meglio prendersi molto tempo. Si penserà ai pro e ai contro di ogni singolo dettaglio, si mediterà a lungo per avere le ispirazioni che poi andranno vagliate dalla logica. Ecco, questo è soltanto uno dei molti capitoli in cui Enzo Trestorie ci introduce all'arte somma, alla magia. In questo caso abbiamo parlato della creazione di entità servitrici personali, in utilizzo ad esempio presso i praticanti della magia del caos, ma anche di molte altre discipline all'interno delle scienze occulte. Bene, amici, per oggi è tutto. E vi auguro una splendida settimana. A presto.